Amici Ripple, siamo al Mobile World Congress 2016 di Barcellona allo stand di Wiko a conoscere più da vicino una delle loro nuove proposte. Parliamo ovviamente del Wiko Tommy 4G, un dispositivo che in realtà verrà venduto principalmente con gli operatori, quindi non lo vedrete probabilmente nei negozi. Avrà ovviamente un prezzo molto concorrenziale date le specifiche tecniche piuttosto semplici e comunque sia le altre peculiarità non particolarmente interessanti. Abbiamo un dispositivo da 5 pollici con risoluzione HD, una costruzione principalmente in plastica, però devo dire sempre molto curata, sempre molto ben fatta. Sul lato destro abbiamo pulsanti di accensione e spegnimento che ricorda un pochino quello della gamma Xperia Z, quindi con un piccolo cerchietto, e c'è Android 5.1 a bordo, dovrebbe essere aggiornato a Marshmallow. Tra le altre caratteristiche troviamo un processore quad core 1,3 GHz di frequenza, che è in realtà uno Snapdragon, quindi una tipologia di processore che non sempre si trova sui device di Wiko. Ovviamente compatibilità 4G e dual SIM e una doppia fotocamera 8 megapixel nella parte posteriore del terminale con flash LED e 5 megapixel invece dall'altra parte. La batteria posta all'interno è da 2500 mAh, quindi dovrebbe assicurare una durata piuttosto lunga della batteria, appunto, ed è comunque un terminale di fascia medio-bassa, come abbiamo detto, che verrà solitamente venduto insieme agli operatori. Lo dovremo vedere da maggio sul mercato e speriamo di poterlo vedere magari con qualche anche operatore nostrano, quindi con i nostri carrier telefonici. Quindi questo era Wiko Tommy 4G al Mobile World Congress 2016 di Barcellona. Un saluto al prossimo video per Ripple.com, Andrea Ricci.